Buonasera, riprendiamo con gli aggiornamenti relativi all'emergenza coronavirus nella nostra città. Anche se una comunicazione importante è stata data ieri sera durante il Consiglio Comunale, ricapitolando completamente le attività svolte dal Comune, dall'amministrazione comunale per far fronte all'emergenza. E che troverete sia già su YouTube, se volete rivedere il Consiglio Comunale, che penso nelle prossime ore o domani mattina al più tardi su questa stessa pagina Facebook, verrà ripubblicato interamente la seduta di Consiglio Comunale di ieri sera, con la quale è stato approvato il bilancio. Per prima cosa devo dirvi che ieri sera è stato istituito quindi con l'approvazione del bilancio il fondo emergenza coronavirus che conta 34.000 euro, che è il primissimo stanziamento che viene fatto per far fronte all'emergenza e che è subito disponibile. Sempre con l'approvazione di ieri sera sono da subito disponibili anche gli 82.000 euro che abbiamo ricevuto dal governo per i buoni spesa. Come sapete, già sul sito del comune c'è il form da compilare per richiedere l'accesso al buono spesa, per avere diritto al buono spesa. Ci sono 20 semplici domande a cui rispondere, davvero semplici, perché consentono all'ufficio servizi sociali non soltanto di arrivare alla mera erogazione del buono, ma anche di affrontare con le persone che ne fanno richiesta la difficoltà emergente di fronte a questa situazione, per non dare soltanto il buono, ma anche per cercare di dare una mano in modo concreto. Questo è lo strumento che abbiamo pensato e che abbiamo realizzato per utilizzare questo fondo. Dovremmo, a tempo di record, devo dirlo, ringrazio per questo l'Ufficio Servizi Sociali e la Protezione Civile che si occuperà della distribuzione, a tempo di record abbiamo messo anche in piedi la macchina per iniziare ad erogare i primi buoni e l'erogazione dovrebbe cominciare già da questa settimana. Se tutto va bene, cominciamo già prima di venerdì. Allora, poi per quanto riguarda l'aggiornamento sui numeri dell'emergenza, al momento siamo a 39 persone che sono risultate positive al tampone della nostra città e purtroppo 9 deceduti. Ho appena fatto l'ultima telefonata di condoglianza alla famiglia che ha perso una persona, purtroppo l'ennesima. E a tutte ripeto che davvero dovremo trovare il momento di salutarle degnamente. Ho provato personalmente l'esperienza della mera benedizione prima della sepoltura e devo dire che è davvero surreale. Non è proprio per niente umana, diciamo così, perché le cerimonie servono proprio per accompagnare chi se ne va, ma anche noi che restiamo, e così non è proprio un degno saluto per tutto quello che le persone che ci lasciano hanno fatto nella loro vita per noi. C'è un'informazione importante che vi devo dare. Qualcuno ha ricevuto delle telefonate per la raccolta differenziata. Sono dei tentativi di truffa anche questi. Non le facciamo noi né Gelsia, nessuno vi telefona a casa per la raccolta differenziata. Quindi, se qualcuno vi telefona a casa per avere informazioni sulla raccolta differenziata, attaccate al telefono perché è un tentativo di truffa. L'altro lato bello di questo aspetto è che nel mondo ci sono i truffatori, ma ci sono anche i carabinieri, che i truffatori li inseguono e si offrono, mi ha comunicato il comandante Verrecchia, di fare secondo me una cosa bellissima. Se siete anziani o conoscete anziani che hanno più di 75 anni e non hanno delegato nessuno per andare a ritirare la pensione, lo fanno i nostri carabinieri, lo fanno proprio i nostri carabinieri di Besana. Il massimo della fiducia
lo possiamo dare davvero ai nostri carabinieri. Sono proprio le persone a cui possiamo dare in mano i nostri soldi perché sappiamo che sicuramente con integrità vengono gestiti e vengono portati a casa. Quindi, se avete questa esigenza, chiamate direttamente i nostri carabinieri di Besana. Questa è un'informazione che mi ha dato, è una disponibilità che mi ha dato il comandante Verlecchia. Direi che è una cosa straordinaria. Chi più dei nostri carabinieri a chi potremmo dare più fiducia se non a loro per andare a prendere la pensione imposta dagli anziani per poi portarla a casa? Serve solamente delegarli. Per questo è necessario e indispensabile che nessun altro sia stato delegato prima. Infine, c'è un'ultima informazione che vi devo dare, a cui so che molti tengono, anzi due, questa è la penultima. Ho ricevuto moltissime richieste di un segno di attenzione verso i nostri cimiteri prima della Pasqua. E devo dirvi che ce l'abbiamo fatta. È già partita un'operazione di pulizia di diserbo esterna ai cimiteri, di pulizia interna dei cimiteri, ma soprattutto andremo tomba per tomba a dare una piccola pulita, una piccola sistemata in occasione della Pasqua. Non ha richiesto. Noi abbiamo purtroppo questa esperienza che è nata in altri comuni, è nata in comuni che hanno un cimitero soltanto. Noi ne abbiamo ben sei, quindi capite che lo sforzo non è poco. L'abbiamo suddiviso tra uffici e aziende, anche i nostri operai. E quindi questo intervento in occasione della Pasqua è stato fatto. Quindi, per chi non ha avuto modo in queste settimane di poter andare a pulire, a curare la tomba di un proprio caro, ci abbiamo pensato noi. Sono stati tolti i fiori secchi, è stata data un minimo di sistemata, però tomba per tomba, ognuno per ognuno. E poi darà a Don Mauro la comunicazione sull'intenzione di un ulteriore ricordo invece in occasione della Pasqua. Infine, come sapete, abbiamo ricevuto le 4.300 mascherine da parte della Regione. Noi abbiamo già avuto attraverso donazioni, acquisti, un po' di mascherine. Come comune abbiamo seguito una scaletta di priorità. Per queste la stessa Regione ci dava una scala di priorità. Le abbiamo ricevute proprio ieri sera, quindi questa sera, ve lo dico in tutta sincerità, ci sarà una breve riunione del COC, del Centro Operativo Comunale, nella quale ci sarà la decisione, o meglio, l'organizzazione, seguendo le direttive della Regione Lombardia, per distribuire le mascherine. Ci sono un po' di problemi pratici da considerare perché sono dentro pacchetti da 50 e quindi bisogna organizzarsi un pochino e le risorse sono sempre più o meno quelle. Quindi vuol dire aggiungere ancora un pochino di lavoro. Quindi da domani avremo indicazioni più chiare. Come da domani potrò farvi vedere perché sono già arrivate i buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali di Besana che hanno aderito all'iniziativa e che verranno distribuiti in una struttura apposita. Qui esternamente al comune, cioè dentro comunque il perimetro del comune, ma esterna, non dentro l'edificio. E le persone che hanno fatto richiesta riceveranno una telefonata con indicazione su come comportarsi quando vengono qua. Cercheremo comunque di garantire un minimo di riservatezza a tutti e di considerare davvero tutti come delle persone, come delle famiglie e nessuno come un numero. Per quanto riguarda le poste, da quello che so io dall'ultima comunicazione, è aperta solamente l'ufficio di Villa il martedì, il giovedì e il sabato dalle 8.20 alle 13.35, se non ricordo male. Comunque sul sito delle poste, cercando l'ufficio postale, so che c'è, perché c'è sul sito. Qualcuno purtroppo sta prendendo le multe perché va senza mascherina. Se
se c'è un'ordinanza buona, cattiva, giusta, sbagliata, che sia nostro dovere quella di farla rispettare. Poi cerchiamo di usare la testa sempre per quanto possibile, però se ci sono delle ordinanze noi non possiamo esimerci. Anche perché probabilmente al di là del confine del nostro paese c'è un'altra persona nella stessa identica nostra situazione che subisce, che viene multata perché non rispetta una regola e non si capisce perché a Besana valga una regola e nei comuni vicini ne vale un'altra. Sulle mascherine ho già risposto. Intanto che ci sono, sto già rispondendo a qualche domanda. Poi anche qui c'è sempre vedo i commenti sulle multe. D'altronde c'è questa ordinanza che ecco, sui volontari, io ringrazio ancora una volta chi si offre perché è davvero nobile quello che viene fatto, però stiamo cercando di utilizzare personale soltanto che abbia tre caratteristiche almeno, che sia formato, che sia altamente riconoscibile attraverso divise e la macchina vergata e che sia coperto da assicurazione. Per questo noi abbiamo la fortuna di avere da una parte la Protezione Civile e dall'altra parte l'Ordine di Malta, che stanno davvero sostenendo degli sforzi non da poco. E che però hanno tutte e tre queste caratteristiche. Quando facciamo interventi di altro tipo, come ad esempio quello che ho appena detto sui cimiteri, utilizzando i nostri dipendenti, operai che sono soltanto due, quindi la distanza non è difficile da mantenere se ne mandiamo uno da una parte e uno dall'altra, e l'altra società che gestisce i nostri cimiteri, questa non ha mai smesso di lavorare perché purtroppo, come sapete, soprattutto in questo periodo stiamo avendo diversi decessi, quindi il loro lavoro in realtà non si è mai interrotto, anzi, forse non è mai stato così pressante. Oggi ci siamo sentiti proprio dire uscite dal cimitero perché dobbiamo andare a fare altre sepolture. Ecco, per chi non ha le mascherine, per rispettare l'ordinanza, è chiaramente scritto che si può anche tenere una sciarpa o un foulard davanti al naso e alla bocca. Non voglio entrare nella discussione se sia utile o meno. Quale grado di copertura diano, non lo so perché non è il mio mestiere. Ci dobbiamo tenere però alle indicazioni che ci vengono date perché pare, e i numeri sembrano dirlo, che funzionino. Ad esempio, una cosa che vi posso dire a mia sensazione personale, il file che ricevo quotidianamente dimostra un rallentamento di nuove persone in sorveglianza attiva. E un rallentamento, questo ve lo dico quotidianamente, siamo da qualche giorno ormai fermi tra 38 e 39 Covid positivi, quindi significa che c'è un rallentamento, significa che le misure stanno funzionando, non capisco sinceramente perché si debba discutere sulla bontà o meno, si stanno dimostrando di funzionare le misure che ci sono state date. Poi sulle chirurgiche, io ripeto sempre che proteggono gli altri, non chi le indossa, l'intenzione è questa, l'ideale sarebbe averle per tutti, stiamo cercando ancora di, non restiamo fermi, stiamo cercando di acquistarne delle altre, devo dire che qualcuna continua ad essere donata, sì, oltre alle mascherine vi dico che giovedì andremo a ritirare al Politecnico di Milano del gel igienizzante che è stato prodotto proprio dal Poli. C'è stata questa possibilità che abbiamo colto. Ringrazio chi ha collaborato perché fosse possibile. Davvero grazie al Politecnico per questo dono e anche lì vedremo poi di utilizzare il gel anche nei luoghi dove più sono necessari, dove più è necessario. Sulla discarica, ecco, nella riunione del COC di questa sera c'è anche questo. La riunione l'ho convocata 10 minuti fa per stasera per essere pronti domani mattina, ma inizio a dirvelo per iniziare a considerare una riapertura della discarica a Scaglio. La mia idea è questa, di scaglionare l'apertura, perché è presumibile che riaprendo di colpo ci si ammassa anche in discarica per buttare via le cose. Quindi
L'idea è proprio questa, di ricominciare, ma in modo progressivo, soprattutto per chi ha il verde e soprattutto perché essendo a casa tanti in questi giorni hanno accumulato un po' di tutto e quindi hanno il desiderio di andare a buttare via le cose. Vedo se ci sono altre domande. Sulle poste, non posso sinceramente dirvi di più, nel senso che anch'io ho ricevuto la comunicazione della progressiva chiusura, anzi della decisa chiusura delle poste. Vedo che ci sono discussioni sulle mascherine. Se avete altre domande, oltre a commenti lunghi che altrimenti non ci riesco a leggere. Allora, sulle mascherine, il problema è sempre trovarle quelle certificate. Quelle che sono certificate sappiamo che funzionano. Si trovano su internet un sacco di indicazioni sulla validità delle mascherine, della capacità che hanno di trattenere. Vabbè, adesso al di là delle discussioni su dove costano di più o costano di meno, sinceramente, quello con i fioristi in modo che vadano a mettere loro. Iniziamo a pulire le tombe, poi in teoria, anzi no, in realtà c'è un'ordinanza di Regione Lombardia che permette proprio ai fioristi di iniziare a fare le consegne a casa, proprio per il loro tipo di attività. Quindi potete chiamare il vostro fiorista di fiducia che alla luce dell'ordinanza ha riaperto, può fare le consegne, può fare le consegne dei fiori. E poi per quanto riguarda i cimiteri, vediamo se dal 13, non manca tanto, da lunedì, il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che si rende necessario perché è in scadenza quello attualmente in vigore ci permetterà di fare qualcosina di più. Siamo a martedì sera, per cui basta aspettare poco. Per chi non è riuscito a ritirare i sacchi blu, provi a chiamare l'ufficio manutenzione cimiteriali, che è lo stesso che è aperto. Provi a chiamare in comune. La macchina l'ho provata io stesso e funzionava. Basta inserire la tesserina. Quella del codice fiscale della carta regionale dei servizi e si apre uno sportello che ti dà i sacchi blu. Quando vedete che c'è troppa gente in coda, ognuno di noi può dire che, senza ovviamente aggredire gli altri, con tanto buonsenso e calma si può fare attenzione e dire di rimanere un pochino più distanziati. Si può fare senza problemi. Se non ci sono altre domande, ok. Allora, quello di fornire negozianti, edicole, eccetera, è una delle indicazioni che sono state date dalla Regione Lombardia. Fra poco controlliamo maggiormente l'ordinanza e decidiamo l'indicazione di Regione Lombardia e domani saprò dirvi come fare. Sulle persone che ce l'hanno in giro, oggi ho fatto mandare i vigili con la macchina della Protezione Civile perché è un fuoristrada all'interno dei nostri campi e dei nostri sentieri per controllare. Alcune persone sono state trovate a passeggiare in giro e sono state multate, alcune si sono anche appena. Non hanno appena anche manifestato all'interno dei commenti. Qualcuno mi scrive anche perché sono persone che mi conoscono. Mi dispiace, però davvero dobbiamo attenerci e fare attenzione. Poi, se sia giusto o sbagliato, possiamo anche ritenere giusto o sbagliato parcheggiare in divieto di sosta. Però se è vietato, è vietato e si prende la sanzione. Il senso delle regole non è soltanto l'aspetto sanzionatorio, ma è il buon senso che ci sta dietro, continuo a ripeterlo dall'inizio. Se viene fatta una legge, se viene fatta un'ordinanza, non è per prevedere
una sanzione nei confronti delle persone che non la rispettano, ma è per cercare di dare un senso e una regola civile comune per tutti per fronteggiare questa emergenza. E ripeto, sembra proprio che queste regole che ci sono state date stanno funzionando, perché i numeri calano anche all'interno della nostra città. E da un po' di tempo non c'è più quel tumultuoso aumento quotidiano che vedevo nei file che ricevo dalla prefettura, quindi per favore cerchiamo di attenerci alle indicazioni che riceviamo, perché l'alternativa è quella di finire all'ospedale o peggio. Quindi facciamolo per noi, facciamolo per tutti, facciamolo per gli altri, soprattutto facciamolo per chi non può permettersi di ammalarsi. Costa poco, non costa tanto, costa poco, basta avere, giusto, condivido chi scrive senso civico, basta avere un po' di senso civico, se poi pigliamo la multa è perché c'è un'ordinanza che non è stata rispettata, però non posso certo dire ai vigili di non fermare le persone nonostante sappiano che c'è l'ordinanza, questo non lo faccio. Quindi cerchiamo tutti di usare un pochino di attenzione e di buon senso, perché il periodo ce lo impone. Vedo se ci sono altre domande, altrimenti domani, vi darò qualche dettaglio in più sulle mascherine. Esatto, e al termine della diretta il video resta pubblicato, quindi se non avete trovato risposta potete riguardarlo. Se non ci sono alcuni articoli nei supermercati di Besana, si può andare nei comuni limitrofi. In teoria no, perché l'ordinanza dice proprio questo, di restare all'interno degli esercizi commerciali del nostro territorio. C'è tutto, però io ho provato a constatare anche attraverso i commercianti che stanno facendo le consegne a domicilio, effettivamente non mi è mai provato di, non è mai successo che mancasse niente. So che ci sono alcune difficoltà per i celiaci. E per questo sì, molti hanno trovato prodotti di fianco. Vi segnalo anche un caso, c'era qualcuno abituato ad andare fuori comune per i prodotti degli animali, ha scoperto in questa occasione che ci sono dei negozi che li vendono anche qui all'interno della nostra città e quindi non ha avuto necessità di uscire. Vedo che si è collegata anche una signora che da 27 giorni è chiusa dentro una casa di riposo, la saluto perché immagino che sia uno sforzo enorme, siccome gli voglio bene, gli mando anche un bacio. Poi se qualcosa manca nei supermercati, sinceramente non lo so. Però io sto andando nei piccoli, sinceramente sto andando nei nostri piccoli commercianti e hanno tutto, sono organizzatissimi, se manca qualcosa lo recuperano, glielo si può chiedere e vanno a prenderlo, quindi questo non è un problema. O meglio, si sopperisce anche a quello. Grazie a chi dice, ma anche se il comune fornisce mascherine, dobbiamo organizzarci acquistando. Il periodo è lungo, non possiamo pensare che ci pensi sempre il comune. Ce ne hanno date 4.300 e siamo 15.500 abitanti, con 6.000 famiglie circa. Decidiamo adesso l'ordine di priorità. Noi ne avevamo già uno che stiamo continuando a seguire e che ho elencato ieri sera in consiglio comunale. Ieri sera ho elencato tutti i soggetti cui abbiamo dato le mascherine, che sono sostanzialmente i casi Covid, le persone in sorveglianza attiva, perché è giusto che le indossino per proteggere gli altri quando escono. Poi, seguendo le indicazioni di Regione Lombardia, vediamo di distribuire anche queste 4.300, abbastanza anche in fretta, spero, prima che cominci la distribuzione dei buoni spesa. Ok, va bene. Ci vediamo domani, tanto domani mattina, così vi do qualche indicazione di più sulle mascherine. Buona serata a tutti e come sempre vi voglio bene.